¿Podemos empezar? Sí, vámonos. Tengo muchas preguntas. ¿En español? Sí. Por fortuna, lei. Sí, la mia faccia va bene, anche il naso magari metà. No, no. Ma va là. Dai. Dobbiamo fare il profilo migliore. Sei bellissimo. Va benissimo. Beh, benissimo. Vabbè, Ezechiele è bello da tutti i 360 gradi. Però anche meno, che noi siamo belli. Cioè, sì, anche noi. Beh, qua è proprio così, scalare. Noi la scalare. Non è vero. Lui per noi tutti sono più brutti. Non è vero. Cioè, ma hai detto qualcosa? La mia così palla solitamente è quella più gonfia, così sembra un po' più alto. Però poi si vede che l'ho cambiata perché ora il microfono... L'ho preso io? Se ho sempre la nana della situazione. No, lui l'ha voluta, pensa, cioè, che bravo marito. Lei è una pallavolissima. Sì, il bravo marito ha voluto che tu prendessi la palla più gonfia. Quanto è la tua altezza? 1,80. Madonna, ma che giusta. Bello, che no, bello. Ero considerata anche piccolina. Davvero? Mm-hmm. Ah, c'è anche... Bene, benvenuti a questa nuova puntata di Interrogazione a Sorpresa! Emozionante, coinvolgente, innovativo! Ospite di questa puntata la grandissima pallavolista Francesca Ferretti! Ciao a tutti! Qui con noi, back in the studio, Ezechiel Albanesi. Ciao Eki! Ciao Giuse! E ormai figura di riferimento per queste puntate, Lucia Dell'Aquila, dirigente e ex founder Love Did. Pronti? Bene ragazzi, benvenuti. Siamo qui per parlare un pochettino di sport, di innovazione e sicuramente di... Re, questo è il mese di San Valentino. È vero. Sei pronta, Francesca? Prontissima. Wow, mi piacciono le donne pronte, wow. Francesca è una donna fortissima. Ha iniziato a giocare a pallavolo all'età di? All'età di 12 anni. Di 12 anni, ed è una passione che non ha mai abbandonato. Sei arrivata a livelli altissimi e tutt'oggi sei allenatrice in due diverse squadre, giusto? Sia Reggio che Modena. Sei tornata in zona. Sei stata tanto all'estero, sei stata tanto via. Qual è stata l'esperienza che più ti è rimasta nel cuore, che ricordi maggiormente? Ma questa è una domanda molto difficile, perché ovviamente trovarne solo una è... È complicato, però così a bruciapelo ti direi la mia prima Olimpiade, le Olimpiadi di Atene, e avevo 20 anni, e insomma un'esperienza che anche un po' la spensieratezza dell'età, capire solamente una volta tornata a casa dove ero stata, cosa avevo fatto, ecco, quindi ti direi questa cosa qua. E da sportiva giocare un'Olimpiade, che soddisfazione è stata, ti ha dato? Io ho avuto la fortuna di giocarne due. Che brava, grandissima! Grande! Quella di Pechino 2008, quindi ero anche un pochino più grande, lì avevo già più consapevolezza di cosa andavamo a fare. E giocare l'Olimpiade è qualcosa di abbastanza inspiegabile se non la vivi, per le emozioni che vivi appunto nel villaggio, oltre alla competizione di per sé, è proprio l'atmosfera di stare a contatto con gli atleti di tutto il mondo, di tutti gli sport, e vivere, farci colazione, o andare a farsi la lavanderia, ecco, insomma, queste piccole cose che ti fanno capire dove sei arrivata, la fortuna di essere lì e giocarsela fino al massimo. Poi sfortunatamente non è mai andata benissimo, nonostante fossimo sempre state... un po' da medaglia, considerate da medaglia, sì. Però insomma la soddisfazione di averne fatte due anche oggi è grandissima. Che hanno iniziato a far parte della nazionale italiana, 0304, vero? Sì, a 19 anni. Ok, tante prime medaglie, convocazioni. Esatto, prime convocazioni, tante medaglie, tanti risultati, so che avete vinto in campionati europei. Abbiamo vinto dei campionati europei, una Coppa del Mondo, varie competizioni minori, così chiamate minori, quindi sì, tantissimi anni, tantissime esperienze in nazionale e tante altre anche nel club. Ovvio, so che hai ricevuto tantissimi premi come miglior palleggiatrice, giusto? No, uno forse. No, guarda, essendo uno sport di squadra,
sono sincera, non mi è mai importato molto il premio individuale. Poi se arrivava, okay, era comunque una soddisfazione maggiore, molto grande. Però uno sport di squadra che ti porta veramente a pensare al gruppo, non all'individualità. E penso di averne ricevuto uno, e nei giovanili di più. Io parlo, okay, proprio della seniores, però una cosa che non ricordo proprio così all'inizio, perché appunto è più importante quello che si è raggiunti insieme. Bellissimo. Che bello. Bello. Sei una molto per la squadra. Sì, Francesco, sì. Io vorrei tornare al villaggio olimpico. Quando parla di questo, bravo, uno veramente pensa... Qua se respira, se sente questa sensazione dell'sforzo, dell'impegno, perché ci sono atleti che devono stare facendo allenamento durante 4 anni per arrivare solo a superare un secondo. Questo si respira, questa sensazione di sforzo, di impegno, di costanza, no? Sì, 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 si respira tutto. Ovviamente ogni sport ha un processo diverso. Mm-hmm. La pallavolo ha la fortuna di avere un girone, quindi più partite per qualificarsi, e quindi magari dopo una sconfitta c'hai il giorno di ripresa e una partita per affrontare. Ci sono altri sport invece dove c'è la partita o il match e sei già eliminato. Quindi quella sensazione lì di tensione, di fatica, di sudore, di questi 4 anni per arrivare lì, si sente immensamente solo a mettere il piede nel villaggio. Devo dire la verità, è qualcosa che faccio fatica a spiegare, sì, perché solo averla vissuta fa... ti fa sentire quello che ogni atleta ha provato per arrivare fin lì. Sì, nell'Argentina per esempio è molto difficile arrivare, perché chi non è un sportivo professionale deve conseguire tutto uno per andare, sì, a giocare. Quindi se non ha sponsor o gente che possa aiutarlo, è molto difficile. E questo anche si sente, vero? Perché questo... Per esempio, io penso all'Argentina, tu hai detto Atenas 2004, l'Argentina in basket ha vinto con, sì, Manu Ginobili, sì, un giocatore di NBA, NBA, un giocatore di NBA che dopo dorme e sta nel stesso villaggio di una persona che forse ha venduto qualcosa per arrivare lì. Che meraviglia. E questa condivisione è incredibile, vero? Sì, beh, quello è anche nell'umiltà, credo, di soprattutto del popolo argentino, sudamericano, che ha dovuto sudarsi più magari di un italiano, quello che ha conquistato. Devo dire che quell'anno lì io ho avuto anche la fortuna di fare tante foto. Sì, mi piace molto il basket, lo seguo, e quell'anno sbaglio, per noi è incredibile, contro l'Italia. Guarda che gli si illuminano gli occhi a Francesca quando parla di questa cosa emozionata. Che bello, bellissima, una bellissima, sì, energia, infatti la sua emozione, che bello. No, ricordo che nel 2004 appunto il mio obiettivo era fare più foto possibile con più campioni possibili, e ho appunto una foto con Ginobili, sì, con Scola, con Delfino, con Ciapuno Sioni. Sì, con tutti, con Nadal, con Rafa Nadal, per cambiare un po' sport, quindi è proprio passi dal campione conosciuto in tutto il mondo a quello che magari da quell'Olimpiade diventerà famoso. Dici, io c'ero a tavola insieme, io l'ho visto camminare per il villaggio, è incredibile. E tu come ti sentivi a camminare per questo villaggio? Io ho preso quell'esperienza proprio per scoprirlo, quel villaggio. Magari c'è l'atleta che giustamente si concentra di più sulla partita e sta in camera, e quella che si concentra però staccando. Io sono così. Quindi io prendevo la mia compagna, andavamo per il villaggio a scoprire tutti i piccoli luoghi. E capivi proprio anche il senso di appartenenza, l'appartenenza alla propria nazione, no? Che figo. Non so, capitavi nel palazzo del Camerun, per dire, non so, mi è venuto in mente, e si andava in giro a scambiarsi pins sono quelle spillettine, no? Sì. E facevo la collezione di quelle, cioè ce l'ho ancora a casa, le conservo gelosamente. Sì, io cercavo di staccare, provando a godermi anche il momento, per essere appunto fortunata a poterlo fare. Quindi c'è un pezzo di Francesca Ferretti italiana in giro per il mondo, sì, sì, mentre, sì, vi scambiavate. Anche la curiosità di scoprire un po' le usanze di altri paesi, perché ogni paese ha la propria usanza, e insomma aprire anche un po' la mente. Grazie, che bellissimo. Hai o hai avuto un gesto scaramantico, un rito pre-partita che magari ti porta fortuna, ti ha portato fortuna? Sai che a differenza di tanti atleti io ne ho avuti molti pochi, è abbastanza semplice, come magari usare
lo stesso elastico per la partita, queste sì, cose piccole, beh, o ascoltare la canzone pre-partita, però piccoli, non sono mai stata molto scaramantica, devo dire. Le cabale. Poche. È chiaro che essendo in una squadra, se il giorno certo, si vinceva e avevamo fatto una determinata cosa, quella determinata cosa bisognava farla tutte. Quindi mi adeguavo un po' alla squadra, però personalmente poche. Hai avuto tanti litigi con le compagne? No. O sei sempre andata d'accordo con tutte? Molto. E sicuramente qualche screzio c'è stato, però io ricoprivo un ruolo abbastanza fondamentale, essendo la regista, e dovevo anche trasmettere tranquillità e serenità, e molte volte ho anche fatto finta, sono sincera, e fa parte un po' del mio carattere. Infatti molti mi dicevano: ma come fai, ti vediamo sempre così tranquilla? E io con gli anni ho imparato che era una mia corazza, nel senso, io devo mostrarmi tranquilla alle mie compagne, se no, se mi vedono nervosa, a me che sono la regista, l'alzatrice, trasmetto nervosismo a tutte. Quindi è una cosa che con gli anni, con l'esperienza ho acquisito, e mi ha portato appunto a non litigare tanto, per fortuna. Adesso, da più matura, più grande, dico: beh, forse quella volta avrei potuto dire la mia, essere un po' più diretta, però è chiaro che con l'esperienza, cioè, la maturità si sì, impara. Sì, io sono sempre stata per il quieto vivere, magari andavo a casa a sfogarmi con le amiche, i genitori, chi c'era, però in spogliatoio abbastanza il quieto vivere. Quindi hai sempre portato un peso importantissimo per la tua squadra, per te, tante vittorie, ma immagino anche molte sconfitte. Come hai affrontato quelle sconfitte? Che tipologia di sportiva sei? Allora, la sconfitta bruciava tanto, sempre. Sempre il giorno dopo la sconfitta era sempre un giorno abbastanza nero, svegliarsi a fatica. La cosa bella è che sia la gioia che il dolore è condiviso. Non è uno sport sì, singolo, che la vittoria è talmente forte e la sconfitta è ancora più forte. Era abbastanza condiviso, la cosa che insomma ha aiutato molto a poi far scemare sempre di più questo dolore, chiamiamolo, insomma. E cercavo di non pensare, ma sai, dormi, ripensi, si ripensava sempre a quello che ho fatto sbagliato, penso che sia un po' così per tutti. La cosa bella è che lo sport dà la possibilità di rifarsi, quindi io tornavo in palestra, all'inizio la sensazione era sempre: no, devo tornare in palestra, non ce la faccio. Invece, varcata la soglia della palestra, tornava quell'energia di dire: c'ho un'altra possibilità di dimenticare questa sconfitta e andare avanti. Bellissimo questo messaggio, c'è sempre la possibilità di rifarsi, sì, bellissimo. Quando ti trovavi a Nadal, Ginobili, questi campioni, vorrei sapere se loro avevano questa energia propria di campioni, di persone che hanno arrivato al suo obiettivo di vita. Guarda, io penso che uno che appunto è campione abbia un'aura particolare. Non so se vi intendete un po' di energia. Sì! Sì, mi sto appassionando molto anche a questi discorsi di energia. E adesso che ci ripenso, sono quelle cose che inspiegabili, che senti, no? Passa Nadal, passa sì, Federer, passa Ginobili. Federer. E cambia l'aria, cambia il profumo, non so come spiegare. Poi di un'umiltà, devo dire, tutti pazzesca. Cosa che dici? Ma modificano l'ambiente, le sì, aure sì, buone. Sì, sono quell'energia, quella luce che dici c'ha qualcosa. Infatti tutti i campioni hanno delle gran storie da raccontare. Non sono arrivati lì per caso. Si sente che loro hanno un obiettivo chiarissimo, vero? Sì, e credo molto che dipenda anche dalla cultura e dal paese. Non vorrei essere ripetitiva, però specialmente i sudamericani, che un po' hanno sofferto perché lo sport è stata la loro valvola di vita, ecco, per aiutare anche sì, la famiglia. Quanti, sì, sì, quanti persone... È una responsabilità per tanti bimbi. Esatto, sono degli esempi che loro lo portano avanti e lottano per questo motivo, mentre un esempio noi italiani, magari famiglia che sta bene, che si può permettere qualsiasi cosa, e il figlio arriva in alto, non dico che avrà meno valori e ha fatto meno sforzo, però uno che veramente si è dovuto aggrappare al suo talento, allo sport, per arrivare dove è andato e aiutare la famiglia, ha sempre un qualcosa in più da insegnare, da dire. Bellissimo. Assolutamente. Poi grandi obiettivi richiedono anche tanti sacrifici. Tu pensi di aver sacrificato qualcosa in particolare nella tua vita?
Ma ho sacrificato, ma ho ricevuto, quindi c'è sempre questo aspetto qua da valutare. Sicuramente ho sacrificato un po' la mia adolescenza, perché andare via di casa a 14-15 anni, ai tempi, adesso si è un po' più grandicelli, ai tempi è stata difficile, forse ero mammona, non lo so come posso definirmi, però insomma le prime compagnie, le prime uscite, io non uscivo mai il venerdì, sabato sera, ma non mi pesava, dovevo giocare la domenica. Non ho mantenuto una compagnia di amicizie qua, come certo. Magari succede adesso, però ho tantissimi amici sparsi per l'Italia e per il mondo. Ecco, c'è sempre un altro aspetto, nel sacrificio, qualcosa guadagnato da altre parti. Un po' ho perso degli eventi familiari, come magari qualche matrimonio, qualche riunione, perché dovevo giocare, dovevo andare in tanti estati nei palazzetti, non al mare come i miei compagni, però insomma rifarei tutto, e anzi, ripeto, con la mia testa un po' più matura adesso le rifarei anche in modo un po' diverso, però... Tu hai detto che ogni campione ha una storia. Ma anche tu sei una campionessa, quindi qual è la tua storia? Dici! Ma la mia storia è che nasco da una famiglia di pallavolisti. Mio papà giocava in Serie A ed era l'allenatore di mia mamma, quindi insomma... Che bello! Amore! Che l'amore c'entra sempre, Sì, sì, mi raccontano che all'inizio era abbastanza un odio. Soprattutto mio papà, abbastanza severo, allenatore tosto. Aveva preso di mira mia mamma, che l'ha convinta a smettere, quindi cioè, vi dico solo questo. E dopo, un incontro casuale, nacque l'amore. Poi ai tempi ci si sposava molto presto, certo, quindi insomma, nacque prima mio fratello, anche lui pallavolista, e poi io. Quindi insomma siete tutti un po' cresciuti nei palazzetti. Pallavolo nel sangue, DNA di pallavolo. Ovviamente mi hanno sempre lasciato libera di provare. Io all'inizio provai ginnastica artistica perché ci andavo le mie amichette, ma ero troppo alta. E nuoto perché faceva bene alla schiena, ma arrivavo a casa e dicevo io da sola mi annoio, non voglio condividere. Finché arrivò un amico di mio papà, che era un allenatore del mini volley, e disse tua figlia viene con me. Due allenamenti e mi ritrovai già nel gruppo delle grandi, perché insomma... Beh, diciamo che c'era già un po' nel DNA emotivo. C'era già un po' di base. Non mente. Esatto. E adesso tu sei mamma in bimbo. Sono mamma. E adesso ti dirà, mamma voglio giocare a pallavolo? Guarda, non credo che abbia ancora capito la differenza tra i vari sport, ma la palla gli piace. Non mancano in casa, Adesso è nella fase di dare i calci. Però ha avuto la fase del bagger, del canestro, qualsiasi tipo di palla gli piace, ma devo dire qualsiasi tipo di sport. È già coordinato, è già, secondo me, spero faccia sport. Bene. Sì, lo sport poi è sempre centrato nella tua vita, come appena detto, in più il tuo compagno è cestista perché gioca a basket, vero? Esatto. Come vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti a... una serata, insomma, comunque bene o male per noi il giorno libero è lunedì, quindi la serata libera la domenica sera, ci si ritrova un po' tutti insieme. Eravamo a Milano, se non sbaglio, parlo di 7-8 anni fa, e ci siamo conosciuti lì. Insomma, alla fine di vista ci si conosce un po' tutti. Tra poi il binomio basket-pallavolo è sempre stato molto attivo e ci siamo conosciuti così, anche un po' tramite grazie ai social, insomma. Adesso, anche se non hai il numero, riesci a comunicare con altre persone, poi qualche amico in comune, e da lì, insomma, ci siamo conosciuti. Ed è nato l'amore. E lui è il tuo primo fan? No. No, anzi, c'è una bella chicca. Vai, allora dimmela! Vogliamo sapere. Lui è ancora un grandissimo estimatore fan di Eleonora Lo Bianco, che non so se la conoscete, è la più grande palleggiatrice italiana. Sì. Però essendo palleggiatrice anch'io, insomma, c'è stata questa cosa. Non l'ho mai presa come una... perché insomma è come dire preferisco Messi, preferisco... Ecco. Insomma, sei sempre lì. Però sì, non ha mai fatto apposta essere un mio fan così. Molto sincero e diretto è stato. Quindi abbiamo anche faccia. No, perché ti vedo super a tuo agio, quindi credo sia arrivato il momento di una domanda scomoda.
Allora, Franci, ti chiediamo un numero da 1 a 100. 10. 10. Tan 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 tan. Sei pronta? Qual è la cosa di cui più ti vergogni? Ma poche cose, io non sono molto vergognosa, però forse sì, lasciarmi andare a ballare come una pazza in mezzo a tutti. Io ballo da sola. Allora, ma noi ci piace. Con la Lucy. Esatto, vieni con me a ballare. Poi parlo con te, ballerina. Esatto. Dopo ci... è che la stanza non lo niente. Permette, altrimenti ci potremmo lasciare andare un po' di più. Mi salivo qua. E... no, non è... Un'altra domanda, sei pronta? Numero un po' più alto questa volta, Franci. 80. 80. Oh mamma, ho quasi paura. 100 domande. Sì. 100 domande. Giuseppe. La faccia di... non sbirciare, questa è una copiona. Preside. Ecco, abbiamo insomma, una copiona a scuola. Adesso vi farò portare il diario la prossima volta. Qual è il sogno più erotico che hai mai fatto? Dai! Vogliamo saperlo. Per favore. Magari coinvolge uno sportivo. Dai, dacci a grandi linee, a grandi linee. A grandi non scendiamo linee, nei dettagli. Cioè, inteso come personaggio sportivo che non mi è sempre so, piaciuto, magari. Diciamolo in questi termini. No, non lo so. Dillo, dai, il tuo compagno non dice niente. No, 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 ma non è così. Per quello se... no, ma no, c'è... sto pensando... Io voglio sapere! Cioè, il nostro re del gossip. I sogni erotici, cioè... di una pallavolista. Non lo so, in una rete, no? No, no, no. No, no, una cosa un po' strana. No, non c'è di quello. Non ce lo dice, non ce lo dice. Non lo vuole no, dire. No, allora, ho sempre avuto un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma non lo conoscete secondo me. Giocava a basket e io ero molto giovane, si chiama Marco Mordente. Okay. Giocava anche a Reggio. Però non è che ho mai avuto chissà quale sogno, cioè, sono molto più pratica, cioè... cioè lei schiaccia, se c'è, lei schiaccia. No? Cioè lei è un cioè, nel senso non mi immagino, cioè. Non mi immagino però lei è un ragazzo, no. Rimanendo in tema, tagliamo questo pezzo. Non tagliamo nulla. Rimanendo in tema, ci siamo chiesti prima, ma chissà, sarà mai accaduto qualcosa di piccante magari nel villaggio olimpionico? Ma qua. Sicuramente a me no, a me no. Dove vuoi andare? Però sicuramente sì, cioè essendo comunque quando la competizione finiva molti atleti sceglievano di rimanere lì per farsi un po' di vacanza, godersi le cose, sicuramente insomma un po' di relax c'è stato, però io mi sono sempre fatta molto i fatti miei, vabbè, per la verità. Giustamente super sportiva, concentrata, ambiziosa, sì. Obiettivi alti. Sì, sì, sì. E quindi non si lasciava andare a scintille sportive. Io l'avrei fatto molto volentieri. Ah, sì. Non avevamo dubbi. Però devo dire che la sera che abbiamo finito, che sono uscita anch'io, non li avevo mai notati, ma i canoisti si dice? Sì. Della Nuova Zelanda. È tanta roba. Tanta roba. Ai, ragione, ai, ragione. Andremo a fare un viaggio in Nuova Zelanda. Sono con Francesco in quello. Bene. Franci, la pallavolo, diciamo che è stata la tua prima e passione fondamentale nella tua vita, ma per caso hai altre passioni o magari qualcos'altro che, beh, se non avessi fatto la pallavolista? Ma allora, ho sempre avuto una curiosità e una predisposizione per le lingue, imparare la lingua, quindi ho pensato, se non dovessi andare avanti con la pallavolo, magari mi specializzerei in imparare altre lingue, perché ero brava. Poi purtroppo, mi dispiace, un pochino accantonato, ho finito la scuola, ma mi sono dedicata 100% alla pallavolo e non ho continuato gli studi universitari, però mi ha sempre appassionato molto il mondo delle lingue. Poi amo molto gli animali, c'ho un cane, abbiamo un cane, ah. E mi ha appassionato tantissimo anche quel mondo lì e... sono una gran sostenitrice anche dell'educazione, della crescita con un animale in casa. Infatti sono contentissima che mio figlio possa crescere con un cane, sì. in questo caso, ma qualsiasi tipo di animale sia. E, ma in generale
mi piace fare foto, adesso non con delle macchine fotografiche speciali, però immortalare tutti i momenti un po' della mia vita, stampare foto. Sono un acquario, quindi dicono sia molto creativo l'acquario. Quindi, ecco. Insomma, è vero, ecco. Sei molto creativo. Anche tu sei acquario? Sì. Quindi compagni anni fra poco? Io sì, il 15. Wow! E tu? Il 4 febbraio. Domani? Oh. Oggi? No, non possiamo dirlo. Non si dice quando è. Che giorno è oggi, non si dice. No, taglia, tra poco. Non è vero, scherziamo. Cioè, voglio sempre domani. Farti fare gaffe. Domani, ma no, vabbè, ma perché sono sempre qua? Vabbè. Domani è il tuo compleanno. Domani. Quanti anni compi, Eki? 35. 35? Sì, sì, sì. Wow. Sì, sì, hai in piani qualcosa? Felicissimo. Fare qualcosa? Sicuramente sì, andrò a mangiare qualcosa, un ristorante con mia moglie. Ci porterai la torta? Sì, domani porto la torta. Sì, domani cheesecake. Vogliamo il dolce. Sì, sì. Cheesecake ha detto che porta. Sì, sì, cheesecake. Buono. Buonissima. Lo faccio torno anche domani. Lo fai tu? Allora. Sì, lo faccio. È vero. Allora Francesca torna domani. Domani mangi cheesecake. Guarda l'altro giorno. Per il dolce. Non si va via senza il dessert. Assolutamente. Dolce magia. Si è messo questa cosa. Penso sia arrivato il momento di un super quizzettone. Bene, iniziamo col super quizzettone di interrogazione a sorpresa. Prova Buzz. Bellissimo. Chi schiaccia per primo il buzz, in questo caso penso che vincerà Francesca, potrà dare la risposta. Okay, iniziamo. Quale tra le seguenti piante non è usata in gastronomia? A. Menta. B. Salvia. C. Oleandro. D. Rosmarino. Francesca, la risposta è? C. L'accendiamo? Risposta esatta! Grande. Io volevo far notare che chi è abituato alla competizione. Sì, io voglio vincere. Esatto, c'era Ezequiel e Francesca, avevano la mano così, così in aspettare che fa lo stesso, va bene tutto. Noi erano pronti via così. Aspettare. Loro super competitori, come è giusto che sia. Per favore, questa tagliamola. Io odio essere preso in giro per il mio italiano, perché purtroppo non è corretto. Competitori Vabbè, scusatemi. Rimaniamo in tema sport. Chi ha clamorosamente colpito Marco Materazzi nei supplementari della finale dei mondiali FIFA 2006? Guarda. David Trezeguet. B. Zinedine Zidane. C. La so già, Eki. Vabbè, questa ormai la sappiamo tutti. Sì. La sai? No. Come no? Maria, la possiamo far uscire? Io esco. Dai, vabbè. Eki, di la risposta. Zinedine Zidane, un francese. Zinedine Zidane. Applauso, risposta corretta. 1-1. Devi sapere. Ma posso giocare anch'io con voi? Era facilitato, che Lucia è nel mondo dello sport è rimasta un po' indietro. Lei settimana scorsa con Eki non era neanche a conoscenza della morte del povero Diego Armando Maradona. Cioè lei proprio fuori dal mondo. Ma lei è fortissima in pattinaggio. Cioè no, neanche. Nel senso che io però nasco nell'82 campione del mondo. Quindi ho vivo di reddita di essere campione quello, del mondo. Quello è. No, non so niente di sport. Proseguiamo. Questa forse dovresti, mi auguro, saperla. Che cosa trasforma in una carrozza la fata madrina di Cenerentola per portarla al ballo? A. Cetriolo. B. Spicchio d'aglio. Perché sul cetriolo hai riso? B. Spicchio d'aglio. C. Zucca di cocomero. No, va bene. No, no, cioè, hanno proprio aspettato che tu schiacciassi per farti rispondere. Lucia, per favore, sono dai. Così. La risposta corretta. Direi è... la zucca. Dai! Risposta esatta. Siamo in pareggio, tutti a un punto. Sì. Vediamo chi vincerà il super quizzettone di oggi con l'ultima domanda. Okay. Di che nazionalità è il tecnico Rafael Benitez? Greca, cipriota, svizzera, spagnola. Guardali, no. bravi. Direi che la risposta va alla signorina Francesca, eh? Di. D.
lei dice spagnola, direi assolutamente brava, corretta. Un centesimo di secondo. Bravissima la super schiacciatrice. La forma mentis, cioè del campione, proprio così pronti. Francesca era fermi mobile, tum tum tum. Fantastico. Combinando qua. Va bene. Io volevo fare una domanda a Francesca. Assolutamente. Com'è essere donna in un mondo sportivo agonista e competitivo? Cioè, l'essere, perché tutti dicono che le donne sono competitive, io invece credo nel grande potere delle donne tutte insieme, credo che le donne si debbano alleare per far sì che, per portare la loro magia al mondo. Invece magari lo sport è già di per sé una competizione. Com'è essere donna in questa cosa? Allora, ti dico già che tante volte ho detto come vorrei essere un uomo. Ecco! Perché, non tanto, perché l'uomo è diretto, dice quello che pensa al suo compagno, ma è finita lì. Non si porta rancore in spogliatoio, non si porta rancore per una settimana, cosa che io stessa ho fatto. Che magari quella ragazza lì, per un mese io non la guardo, non ci parlo, faccio via. L'uomo va a bersi la cosiddetta birretta dopo. Mi hai detto, va a fare un bagno, però andiamo dopo, finita lì. Ma è bellissima sta cosa. Nella donna, nello sport, ma penso anche in altri ambiti, secondo me c'è poco. Dovremmo imparare poche cose dagli uomini, ma una delle poche cose è questa. Perché così si vive meglio e vivere con rancore, con quella mi ha detto quello. Nelle donne un pochino si crea questa cosa, si creano inevitabilmente dei piccoli gruppi, perché in una squadra è quasi impossibile che tutte e 12 stiamo, certo, benissimo tra di noi. Noi abbiamo un obiettivo, giocare e vincere. Fuori si può anche non essere amiche, anzi, non è detto. Io sono una gran sostenitrice del... bisogna stare bene in campo, molti fate gruppo fuori, per me non vuol dire... Cioè, quando uno è professionista e fa quello come lavoro, poi è chiaro che se si va a mangiare dopo insieme, si sta bene, ancora è meglio, cioè comunque ci facciamo compagnia. Certo. Però molte volte per me era un non staccare mai dal mio lavoro, cioè vado fuori ma vedo sempre loro. Quindi io cercavo di crearmi anche qualche, scusate, qualche amicizia extra nelle città dove ho giocato e... appunto per parlare di altro che non sia poi di pallavolo, perché usciamo a cena parlando, certo, della partita. Quindi ecco, è bello essere donna perché porti avanti, fai vedere che anche la donna può arrivare in alto, ci arriva in alto, se la cava da sola meglio di un uomo. Immagino. Però in questa cosa dovremmo un pochino imparare da loro, lasciare andare. La critica comunque è costruttiva, ti dico una cosa perché ti voglio bene, voglio che tu migliori, non per giudicarti o dirti che non sei brava. Che bello, brava, grazie, sì, grazie mille. Verissimo, vabbè, io poi, essendo ballerino, soprattutto le donne, quando magari litighiamo nel ballo, loro per una settimana non ti guardano. Giusto. Ah, perché non ti ricordi che due settimane fa mi hai spinta e leggermente mi hai portato fuori dal peso per dire cosa accade, io invece magari... vado a casa, mi cambio, già non mi ricordo che cosa abbiamo fatto, verissimo. Certo. Hai giocato anche in altre nazioni? Cioè proprio in squadre di altre nazioni o sempre solo in Italia? Allora, a livello di club ho fatto un anno, nel 2014, in Azerbaijan. Com'è l'Azerbaijan? Esiste l'Azerbaijan? Dov'è l'Azerbaijan? L'Azerbaijan è a sud della Russia. Ah, ok. Confine c'è l'Afghanistan a est. Sì. C'è la Georgia. Stiamo facendo i finti ignoranti. La capitale, Baku, la capitale, magari ti è un po'. La grandissima e bellissima Baku. È stato un anno un po' particolare. Non era sicuramente nei miei primi pensieri, come mia prima scelta. Però complice fu la chiusura del mio club attuale di allora, che era il Piacenza. Ok. E ci fu questa proposta, dovevo scegliere veramente in poco tempo e mi confrontai un po' con il mio procuratore, con la famiglia e accettai. Non finì l'anno tutto, a febbraio tornai in Italia, un po' di vicissitudini, però è un paese molto particolare dove appunto la concezione della donna è particolare, soprattutto nelle donne dai 40-50 in su. Le giovani iniziavano a essere già un po' più... occidentalizzate. Ok, certo. E è stata un'esperienza di vita, perché è veramente un paese completamente diverso, cultura diversa, religione diversa. Ai palazzetti c'erano solo uomini a vedere le partite. Ah. E per fortuna
avevo tantissime italiane e un atlete straniere che avevano giocato in Italia, quindi la compagnia fuori c'era. Non ho mai imparato la lingua. Non ti sei mai sentita forse a casa al 100%? Perché molti magari quando vanno all'estero rimangono perché sì, trovano magari qualcosa in meglio. Ma devo dire che lo spirito di adattamento di altre giocatrici era più alto rispetto al mio, che avevo sempre giocato in Italia. Comunque in Italia sei a casa tua, sei nel campionato più bello del mondo, uno dei paesi considerati più belli al mondo, ero comoda. Quindi è stato uno scotto un po' grosso che ho pagato, mentre altre atlete, soprattutto le americane, che sono abituate a uscire dal college, che non hanno il campionato dopo il college, erano abituate a farsi un anno in Turchia, un anno in Italia, un anno in Spagna, erano molto più abituate. Quindi anche lì, a oggi, mi dispiace non averla vissuta appieno. Però cosa è successo? A febbraio, che sono tornata in Italia, ho trovato squadra a Modena, dove poi ho finito la mia carriera, che era un mio piccolo sogno di sempre, finire la mia carriera a casa, perché io Modena l'ho sempre un po' considerata casa, avendo fatto anche delle giovanili lì, e quindi da una cosa brutta ne è nata una bella, è stata questa opportunità di fare gli ultimi anni della mia carriera a Modena. Bello. Quindi i sogni si possono realizzare, Franci? Sì, si possono realizzare, chiaro che ci sono tantissimi momenti di down per tutti nella vita di uno sportivo, di un lavoratore, e dove ti sembra che tutto vada male, dove addirittura pensi di mollare. Tante volte l'ho pensato, tante volte ho detto basta, torno a casa. Poi in realtà basta poco, basta anche una piccola pacca sulla spalla, una piccola cosina che tutto svolta. Che bello. Molto. C'è stata una figura fondamentale magari in quei momenti bui di cui hai appena parlato che ti ha aiutato a... Beh, la mia famiglia, fondamentale, non mi ha mai ostacolato, mi ha sempre solo consigliato, mi ha lasciata libera di scegliere quello che volevo. E vabbè, i miei procuratori, le compagne, che ho sempre, le poche compagne che ho scelto come sostenitrice, come persone vicino, ecco. Però alla fine la forza arriva sempre da te. Noi atlete abbiamo tanto tempo libero e siamo tanto da sole. Quindi impari a... ascoltarti, a prenderti i tuoi spazi, anche a non parlare, perché a volte fa bene anche non parlare, capire un po' quello che ti dice il cuore. Bellissimo. C'è qualcosa che vorresti consigliare ai giovani che ci seguono, ai nostri studenti che magari come te hanno un sogno grandissimo nel cassetto di diventare qualcuno nel mondo dello sport e non sanno come fare, se ce la faranno? Ci sono parole che in questo momento vorresti dire loro, come se parlassi alla Francesca che in età adolescenziale pensava di poter arrivare dove sei arrivata oggi? Ma sicuramente, allora, i tempi sono molto cambiati e mi ricordo quando io avevo 12-13 anni e andavo in palestra già tutti i giorni e non vedevo l'ora, mi facevo dalle 4 alle 8, alle 9, insomma, e ci mettevo tanta passione. Quello che vedo un po' adesso è che molti giovani prendono un impegno, ma poi devo studiare, devo uscire. Insomma, lo spirito di sacrificio deve essere sempre molto alto e soprattutto mettere molta passione in quello che si fa. Quando viene a mancare questa, probabilmente vuol dire che non è la strada giusta quella che stiamo prendendo, e non è un problema, vuol dire che c'è un'altra strada da prendere. Io vedo adesso nelle ragazzine che alleno, hanno 12-13 anni, e cerco di trasmettere un po' questa cosa. Ci vediamo due volte a settimana, ma quelle due volte lì devono essere al massimo senza parlare, senza cellulari, senza distrazioni, chiaro, per l'età che hanno, nel limite delle possibilità. E devo dire che pian piano all'inizio, oddio, è cattiva, invece hanno capito che insomma è giusto prendersi un impegno e portarlo avanti. Se uno non riesce più a prendersi l'impegno, troverà un'altra strada. E passione, quella che non deve mai mancare. Mai. Sei una coccio stronza, quindi possiamo no, dire. No. Ma è stato un mio dilemma all'inizio. Dico, ma uso il polso, cattivo, buona. Sono partita buona, perché io fondamentalmente sono buona. Poi pian piano, quando ho visto che i ragazzi, quando sei buona, se ne approfittano, sembra, ho iniziato sembra a usare un po' la linea, non dura, però un po' più... Ferma. E da lì devo dire che hanno iniziato a lavorare un po' più sodo, quindi insomma sono contenta, perché è stato anche per me, devo anch'io imparare come fare, sono sempre stata di là, quindi
essere dalla parte dell'allenatore non è mai semplice, quindi anche grazie a loro sto imparando un po' come rapportarsi ai giovani d'oggi. Sì, è vero, perché poi avviene questo passaggio da atleta a eventualmente coach insegnante, e quindi se prima ti domandavi ce la farò, mi realizzerò, sarò all'altezza, magari arrivi dove vuoi, poi dopo ma sarò un bravo insegnante, riuscirò ad allenare qualcuno come lo è stato per me, quindi effettivamente non si finisce mai, ma di farsi domande sono proprio quelle che poi magari ci aiutano a migliorare. Certo. Franci, nel tuo percorso la scuola, secondo te, è stata fondamentale o poco? No. Tocchi un tasto veramente dolente. Allora, come dicevamo prima, fuori onda, ho iniziato le scuole superiori qui a Reggio, e al Bus, una scuola abbastanza particolare. Sì. Poi insomma... la fortuna, lo sport mi ha portato a cambiare città dopo la seconda superiore e da lì purtroppo cambiare scuole su scuole, perché non ho mai trovato, diciamo, ma neanche di per sé la scuola, la struttura, i professori che capissero un po' la mia vita di sportiva. Comunque ero senza i genitori a casa, prime esperienze fuori casa, addirittura ho trovato professori che mi dissero scegli o lo sport o la scuola. No. E non era giusto, perché secondo io potevo conciliare tutte e due le cose. È chiaro che avevo bisogno di una mano, facevo tante assenze perché avevo le trasferte. In quarta superiore io rischiavo di essere bocciata perché avevo un non classificabile in educazione fisica. Io, incredibile, Ferretti, no! perché era il sabato mattina, io puntualmente sabato mattina lo saltavo per la rifinitura. E cioè è un paradosso, una sportiva di Serie A che rischia l'anno per farmi, scusate, far due capriole, insomma, anche perché l'educazione fisica che si faceva ai tempi era abbastanza, non dico ridicola, ma insomma un po'... Noi ci facciamo giocare a perdite. Sì, sono incredulo. Io ho avuto un percorso abbastanza difficile. Forse sono stata anche sfortunata, non ho trovato la struttura giusta. So che adesso sono nati dei licei sportivi, delle scuole sportive, sì, e sono contenta di questo, ma io ho un modello che secondo me dovremmo seguire anche qua in Italia, che è quello americano. Nel college, nell'high school... lo sportivo, comunque chi fa un'attività extra, che può essere ballo, violino, viene premiato. Viene premiato perché fa qualcosa in più. Viene una borsa di studio. In Italia, almeno a livello personale, venivo penalizzata perché facevo qualcosa in più che mi toglieva un pochino di ore dalla scuola. Ecco, il modello americano mi piace un sacco. Vorrei... noi è chi faremo? Beh, diciamo che... praticamente quello che accade qui all'IEX, vero Lucy? Nel senso che si danno i meriti giusti ai nostri ragazzi perché hanno un talento, ci credono e con passione portano avanti quello che può essere uno sport o un'arte, perché mai privare un ragazzo... Assolutamente, soprattutto mai spegnere la passione, nel senso che i nostri insegnanti ricevono a settembre una lettera in cui diciamo loro... ricordatevi che in quel banco magari ci sarà un calciatore a cui non interessa niente il logaritmo, come ci sarà magari un artista, un disegnatore a cui non interessa la formula di chimica. Cioè, anzi, gli insegnanti, poi chi è bravissimo in questo, sono quelli che ti supportano a fare qualcosa fuori, cioè a raccontare anche agli altri il tuo vissuto. Per me è impensabile che in una scuola si possa bocciare perché un campione nazionale non fa educazione. No, vabbè, sono incredula davvero. Cioè. Vabbè, è stato un pochettino, penso... anche quello... per te, però. Sì, esatto. Io andavo a scuola per andare, sinceramente. Mi piaceva tantissimo perché, vabbè, come adesso non è cambiato molto, ero molto giullare, facevo divertire i miei compagni, mi alzavo tranquillamente, andavo... non facevo mai assenze, a meno che quelle appunto del sabato e del lunedì, perché andavo in gara... e dunque, però i miei professori sì, mi supportavano, quello sì, magari dicevo no prof, non mi sono preparato perché dovevo fare gli allenamenti, le cose, va bene, ti interrogo magari la prossima settimana. In questo ho trovato appoggio, però effettivamente mi sentivo poco considerato, cioè ero l'unico che magari aveva questa visione della vita, degli obiettivi, dello sport, quindi anche con i miei compagni non c'era questo legame, loro proprio ci tenevano tanto al voto perché i prof ti dovevano dare un voto alto, e quindi poi tutte queste dinamiche qui solite che ormai si spera che piano piano scompaiano, non so come dire, però comunque i ragazzi sono il futuro.
Occorre allenarli, anche noi ad adulti ci alleniamo costantemente tutti i giorni per essere persone migliori, quindi anche in queste cose secondo me occorre allenamento. La scuola è come una palestra, vero? Sì, è la palestra. È la palestra, quindi come lo sport viene allenato, anche a scuola bisogna allenare gli studenti in qualche modo. Assolutamente, gli studenti, gli insegnanti, gli operatori, i responsabili della scuola materna. I radiofonici, tutti. Noi dobbiamo allenarci. E chi è Lucia? Parlando di scuola, pensavate di scamparla così? No, cosa sì, fare? Oggi Francesca ha preso un bellissimo voto nella sua interrogazione, ma io voglio alzare la vostra media, quindi anche voi sarete interrogati. No. Ezequiel Albanesi, periodista argentino. Vamos. Okay. Quiero un numero desde uno a 100. Esatto. Esatto, podemos hablar también en español. E tu come parli? E me traducechi. Sta imparando. Sta studiando lo spagnolo. Il mio amico è chi mi sta insegnando. Sta studiando lo spagnolo. Bravo, Dio. È fondamentale. Ecco, fondamentale. Numero. Spagnolo. Numero 75. 75. Pensavo che dicessi 69. Come si dice 69? 69. 69. Qual è il tuo capo di biancheria intima preferita? Capo di biancheria in cioè slip o boxer? Sì, boxer con un colore forte, fluo, un colore il boxer. Cioè, se lui voleva mettere il reggiseno, scusate, fregate. Ma no, il tipo boxer. Anche sì, certo. Vabbè, se lo vuol mettere, dove è il problema? Poi anche senza, non lo so, un tanga. No, vabbè, l'uomo di solito è quella la scelta generale. Che mutande usa il tuo compagno? Cioè slip boxer. O boxer? Boxer. Fluo. È più comodo. No, no. E il direttore? Il boxer. Il boxer. L'uomo dopo una certa... Che non trova mai, devo cercare. Ma perché l'uomo? Io invece slip, ma perché l'uomo dopo una certa età ha il boxer che contiene. Ma per piacere. Che scende. Dai, su. Dottoressa, un numero da 1 a 100. Aiuto, 33. Gli anni di Cristo. Se dovessi scegliere tra essere povera e intelligente o ricca e stupida, cosa sceglieresti? No, no, assolutamente, intelligente. Anche se è povera e intelligente, io dico sempre che nella mia vita io voglio fare un giorno da stupida. Avete presente quei giorni da stupidi? Un giorno in cui non capisci niente e nessuno ti può dire niente, perché dici, ah, quello è un poverino. Ecco, io voglio fare una giornata da stupida. Da Giuseppe. Più o meno. Perché non ho capito ancora povera, intelligente, ricca, stupida. Perché magari sono intelligentissima, boh. Però cioè, un giorno in cui puoi fare tutto, il giorno della stupidera, cioè nel senso che... Bionda sei bionda. Beh, ma cosa vuol dire? Poi non lo so, c'è lo stereotipo della bionda stupida, ma non, Francesca, non... tu che sei alto 1,80 e poi li mangi in testa, quando ti alzi? Schiaccia col polso. Franci, domanda da un numero da 1 a 100. Ancora io? Sì, ancora. Dai, chiudiamo con la domanda da Franci. Troppo tranquilla. 50. 50. L'hai letta, no? No. Ah, era di là. Non lo so. Se un tuo parente ti chiedesse in prestito dei soldi, glieli daresti? Assolutamente sì. Anche sì. Se lo scopo magari, questo aggiungo io, se fosse un brutto scopo, magari, non lo so, per acquistare qualcosa di brutto, della droga. Beh, già, in quel caso cercherei di capire il perché è finito lì, eccetera. Però se non sapessi lo scopo, comunque mio parente... In teoria lo conosco, esatto. So, sì, assolutamente. Io per la famiglia ho sempre aiutato molto, anche quando potevo a livello economico. Una delle prime cose che ho fatto, i primi soldi guadagnati, è aiutare i miei a cambiare la sala, il divano. Dai, che bello! Sì, bellissimo. Ma non perché loro non potessero, certo. Perché ti rendi conto dei sacrifici che hanno fatto per te, che mi ricordo da femmina, in maschietta, volevo la magliettina firmata, volevo le prime cose firmate, e crescendo ho capito i loro sacrifici. Ho detto, appena avrò i miei primi soldi li aiuterò a fare qualcosa che non fanno perché non vogliono. E loro, mi ricordo, volevano cambiare la sala, ma aspettiamo, e siamo andati insieme. E tu come ti sei sentita? Ma vedere loro felici e far felici anche me, quindi a livello, al di là del valore economico, perché certo. Non è quello, è proprio vederli felici, di... Felice, ecco. Felice, bellissimo.
Molto, molto bello. Poi la guardo perché gli si illuminano gli occhi. È vero, ha gli occhi luminosissimi. C'ha gli occhi azzurri, di un azzurro proprio luminoso. Bello, bello. Grazie. Magari non si vedono da lì, noi li vediamo e sentiamo la sua energia. Sì. Quell'energia del campione, della campionessa di cui parlava prima Eki, che abbiamo percepito da quando Franci è entrata qui. Perché sei veramente un grandissimo esempio per i ragazzi di oggi. Speriamo veramente che loro ti seguano, che abbiano ascoltato bene le tue parole. E sei una donna fortissima, una mamma in gamba, ed è stato davvero un piacere averti qui con noi oggi. E direi che concludiamo con un super quizzettone, poi salutiamo Franci. Sei pronta? Ah, vabbè, perché prima ha vinto Franci, ma io voglio far vincere qualcosa a Lucia. Beh, per piacere, ragazzi, dai, dai, dai. Adesso si metteranno d'accordo per farmi vincere. Esistono le tangenti, le partite di pallavolo? Perché mi hanno detto che a volte le partite si comprano. No, nel volley no, dai. No, ho scoperto che nel calcio. Calcio, successo, sì, qualcosa. Davvero. Lucia ha scoperto nel 2022 che nel calcio ci sono dei manetti. Ma non è che io vado in giro a comprare partite, cioè nel senso che faccio dell'altro la mia vita. Pronti per super quizzettone di interrogazione a sorpresa? Prova Buzz. Prima domanda. Quale di questi termini indica delle razze di cani? A. Rimorchiatore. B. Pastore. C. Allevatore. D. Animatore. Francesca, la risposta è... Lei è proprio una schiacciatrice, bam! C'è una roba... B. Pastore. Direi, senza neanche guardare, che è esatta! Sto guardando le risposte. Sta copiando? No, 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 non la dà la risposta. Come si chiama? Da ridere perché tutte le volte ritorna alla Francia, vissuto dalla nostra Lucia. No, Dell'Acqua, basta, che racconta che ha fatto un anno all'estero. Ma non è vero, ma hai chiesto una volta. Siccome lo sa, lo dovresti sapere. No. Come si chiama il gobbo di Notre Dame de Paris? Quartezio. Commodo. Quartullo. Quasimodo. Ha risposto prima Lucy. Quasimodo. Risposta esatta. Col terrore negli occhi. Ci mancava che mi sbagliavi questa. La vendita di che cosa venne proibita dal 18° emendamento della Costituzione americana? Attenzione. A. Alcol. B. Limoni. Signora, i limoni. C. Patatine fritte. D. Cioccolata. Lucia. Chi è? Lucia, Lucia, dai. Lucia. No, no, Lucia. Hai non è l'alcol il proibizionismo. Risposta beh, esatta. Cioè, chi mi ha fatto spudoratamente vincere? Dai, vai, Lucy. No, cioè, no, goditi no, il momento della vittoria. No, cioè, no, loro sono due campioni e vincono sempre. Quindi, sto giro. Esatto. Hanno voluto. Finalmente potremo dare un gadget anche a Lucia. Grazie. Perché dopo daremo i gadget non a Lucy mi lanciate niente, che non prendo niente. No, no, no. Li diamo a fine puntata. Franci, abbiamo notato che sei anche molto social. Sei seguita sui social, soprattutto immagino per i tuoi meriti sportivi. Ti piace condividere, come hai detto prima, tu fai tante foto, un pochettino le parti di te, il tuo bimbo sui social? Sì, diciamo che quando giocavo era scoppiata un po' questa mania soprattutto di Instagram, e avendo dei piccoli sponsor avevo iniziato a condividere, a fare, e una volta smesso ho continuato nel mio piccolo, non è più come prima, però un pochino sì, ovviamente adesso è abbastanza incentrato su mio figlio, però mi piace il giusto, non troppo, perché poi si entra un po' certo. In una dipendenza. Però trovo uno strumento, se usato con intelligenza, per anche ritrovare delle persone, condividere delle cose, scoprire nuove cose. E sì, nel mondo dei social non ho più Facebook perché me l'hanno hackerato da qualche mese e ho deciso di non aprirlo, adesso chissà, magari tra un pochino lo riaprirò, però il mio uso quotidiano è di Instagram. Quindi vedi Lucia che Facebook ormai è arretrato? No, va bene, va bene. Mi domando perché devo retro. Ormai Instagram, TikTok, Twitter, ecco, comunque rimane fondamentale. Twitch. Spotify, Twitch. Questi non li conosco. Ma vedi che allora c'è... TikTok so cos'è, ma TikTok? Non ce l'ho al momento. Dico sempre al momento perché
Non si sa mai, magari anche il tuo bimbo adesso no, va tanto. No, lui il telefono. No, però ai bimbi piace fare i balletti, riprendersi magari un domani, grande, quando sarà un po' più grande. No, adesso se tocca il telefono, se è piccolo, gliele do. È molto tradizionalista da questo punto di vista. Di non fare l'uso. Ma io non ho capito, quindi il figlio di Francesca Ferretti viene alla IEX? A settembre sarà un candidato. Ah, ok, un alunno. Perché giustamente... Chissà. Abbiamo un nuovo iscritto e noi sicuramente, come faremo con tutti, lo aiuteremo a inseguire i suoi sogni. Questo mi faccio da solo, applauso. Come? Ogni tanto faccio questi giochi, la regia si arrabbia con me, però non mi interessa, il mio giochino e lo voglio. Lo porto anche a casa questo, Franci. Quando sono a casa mi faccio la doccia, mi metto il giochino, faccio tutto da solo. Faccio l'amore, mi faccio gli applausi quando finisco. Echi, domanda Echi. Vai. Domanda? Numero. Domanda Echi. Domanda da 0 a 100. Ah, Echi fa una domanda. Ah, scusate, sì. La regia è impazzita, okay. Perché abbiamo le cuffie, regia non ha il microfono. Non sentiamo. Di solito ti sentiamo. Scusa, no, io adesso in mente un po' il tuo ruolo di entrenadora, ¿verdad? Me piacerebbe sapere come fai per arrivare a tu giocadora. Te lo dico in spagnolo perché tu mi capisci chiaramente. Sì. Allora, devo dire che è nato anche un po' per caso. Ho sempre pensato, non farò mai l'allenatrice, mai, perché cioè, veramente lo vedevo come un ruolo, mamma mia, che fatica star dietro, soprattutto alle donne. E invece un po' per via della pandemia, insomma questo periodo un po' particolare, mi è stata proposta questa cosa ed ero a casa, ho cominciato. Quindi è stata una scoperta anche per me. E non... Parenzi, te lo chiedo perché come insegnante mi piace tanto utilizzare un po' la metodologia. Sì. Dello sport, per questo voglio imparare in questo, certo, momento da te. Allora, avendo a che fare con donne, ragazze, prima le studio un pochino, perché okay, ho capito che non ci si può, insomma, sarebbe meglio non trattare tutte nello stesso modo, nel senso, ecco, c'è chi ti arriva più diretta, chi può essere un po' più... Questo l'ho sentito a Julio Velasco, sì. Grandissimo. Come Julio, no? È argentino, no? Sì. Che lui ha avuto la fortuna di... Guardiola, Pep Guardiola, un allenatore importantissimo nel mondo dello sport, dice che ha imparato tantissimo da lui, perché lui ha questa stessa teoria che stai sviluppando tu. Sì, che sì. Arrivare a ogni giocatore in un modo diverso. Esatto, perché... E ogni ragazza ha una fragilità, un carattere diverso. Io mi ricordo che con me chi usava il polso duro, forte, mi mandava giù e dicevo: ma perché? Cosa sbaglio? Invece, quando trovo l'allenatore che trovava il modo di dirmelo e non farmi sentire male, mi gasava, mi galvanizzava. Quindi penso che sia così anche per le ragazze di adesso, soprattutto che stanno passando questi anni difficili, hanno bisogno, la palestra è anche un modo per stare insieme e sfogarsi. Quindi io ho passato il mio primo mese, diciamo, un po' da studiarle e pian piano impormi in modo differente con ognuna. E è bello anche imparare cioè come fare proprio l'allenatrice verso altre ragazze. Con quelle più grandi, devo dire, essendo più grandicelle, e c'è anche magari il momento dello scherzo, la battutina, però senza mai mancare di rispetto, nel senso l'impegno, perché penso che il sorriso ci stia durante un allenamento un po' tosto, ci vuole anche il momento in cui ci si ride, però poi finisce lì, si torna subito sull'esercizio. Quindi è un imparare anche per me costante giorno dopo giorno, perché comunque lo faccio da poco. Magari ci ritroviamo qui tra qualche anno e ti dirò qualcosa di diverso. Sì, sì. Hai riconosciuto magari fra le tue studentesse qualcuna che ti ricordi un po' la Franci dell'epoca, o magari con un talento che pensi possa sviluppare e arrivare in alto come hai fatto tu? Beh, qualcuno interessante c'è, e devo dire che più che a livello tecnico, che quello lì poi si impara, si migliora, si fa, e in questo mondo adesso serve soprattutto a livello caratteriale, quella che non ha paura di niente, che non si pone, che non è timida, che va, che prova, che osa, perché è quello che ti arriva. Poi quello che magari sopperisce alla mancanza, alla carenza tecnica. E questo si può allenare? Si può, sì. Beh, la palestra è un buon allenamento. Stare in gruppo, avere delle regole, piano piano fa uscire il tuo carattere. E poi se trovi, come nelle donne, soprattutto il gruppo che ti mette un po' fuori,
si vede lì di che pasta sei fatta, si dire ok, mi faccio fuori, ok, adesso faccio vedere che ci sto anch'io, che ci sono anch'io. Secondo me si può allenare. Bene Franci, ora la domanda che chiediamo sempre a tutti i nostri ospiti. Dunque, qual è stata, qual è la ricetta del tuo successo? Credo molto umiltà, a volte anche troppa. Infatti molte volte anche magari mia madre stessa, che è quella che va orgogliosissima di me quando andiamo in qualche negozio, che ma sa chi è lei? Io mi vergognavo sempre, dicevo mamma basta, non gliene frega niente a nessuno. Però insomma... E io sono stata sempre tanto umile ed è quello che magari mi ha fatto rimanere coi piedi per terra e non diciamo montarmi la testa già ai primi successi da piccola, che è quello che magari può succedere adesso. E un ruolo fondamentale è stato anche dei genitori, tenermi sempre lì, cioè non montarmi, diciamo, ecco. Cosa che adesso secondo me un pochino succede, magari qualche genitore fa sul figlio quello che è mancato a lui e pretende quello che voleva e lo gasa, lo incita, che non è sbagliato, però bisogna sempre mantenere una base di umiltà, è quella che mi è sempre stata trasmessa e forse mi ha portato in alto. Sì, direi che siamo pienamente d'accordo, però sì. Ad oggi, Franci, tu ti puoi vantare veramente della sportiva che sei diventata, che sei veramente un esempio per noi, per i ragazzi. Ti auguriamo tantissimi altri successi, continua veramente così. Grazie di essere stata qui con noi alla IEX di Reggio Emilia. Ricordate di seguirci sulle nostre pagine social IEX School, di commentare la nostra puntata, chiedeteci, diteci quali altri ospiti vorreste che fossero qui con noi. Grazie Franci, su Instagram ti chiami Francesca Ferretti. E ricordate di seguire anche il nostro Ezechiel Albanese, la pagina Fuerte e al Medio. Grazie ragazzi.